Volevo congratulare con i carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia. Sì, con i carabinieri, con il procuratore Gratteri e tutta la DDA di Catanzaro, perché finalmente questa volta credo che sia stato assestato il giusto e duro colpo ai Mancuso. È relativo all'omicidio del povero Vinci con la bomba sotto la macchina, ma comunque si colpisce finalmente una parte della cosca Mancuso. È da anni che io urlo con interrogazioni parlamentari, con denunzie, la potenzialità di questi che sono sempre riusciti a farla franca. È stata necessaria, a mio avviso, la determinazione del procuratore Gratteri, delle forze inquirenti per assestare davvero questo colpo. Mi auguro che sia finito tutto il sistema di garantismo e di impunità che per anni è stato ha fatto sì che venisse garantita la cosca Mancuso. Mi si lasci dire che anche queste notizie che emergono rispetto alle fratture che ci sono all'interno della famiglia dei Mancuso, sì, ci sono, ma sono, a mio avviso, delle fratture apparenti per questioni di indirizzi e di interessi, ma la pasta è quella, la pasta è quella, il genere è quello, e quindi io mi auguro che anche altri processi, altre inchieste che vedono inquisita la cosca Mancuso possano veramente porre fine a questa pervasività, a questo dominio. Io credo che l'Italia tutta si sia resa conto di fronte al motivo che ha portato alla morte di questo povero Vinci, si sia resa conto di quale sia la cattiveria, la bramosia, la pervasività di questi Mancuso. Oggi lei vive sotto scorta per il clan Mancuso, perché Anche per ecco, loro. oggi la mamma di quel ragazzo morto non è scortata, ecco. Cosa? Ma io penso, non drammatizzerei più di tanto perché sono sicura che è sotto sorveglianza. Tante cose non appaiono, ma le forze dell'ordine sanno il loro mestiere. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza sa benissimo che cosa fare. A volte non è una scorta visiva che si vede, però sono sicura che non è lasciata sola la signora Quella che è Scatulla. stata nella commissione antimafia, ecco, oggi a Salvini, al ministro Salvini, che messaggio lanciamo? Al ministro Salvini devo dire intanto che mi auguro che possa portare a termine con la determinazione che sta dimostrando questo discorso sugli immigrati, però devo dirgli anche di non lasciare da parte la lotta contro la mafia, contro le mafie, e in particolare la lotta contro l'ndrangheta, perché
È chiaro che lui non è che può fare più di tanto, ma voglio dire di essere d'aiuto come ministro dell'Interno a tutti coloro che queste battaglie le fanno, di incoraggiare i magistrati e le forze dell'ordine e di non lasciare isolati anche i comuni cittadini che intendono portare avanti queste battaglie.